Gesù incontra sua madre. Adoriamo Cristo e te benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Non meravigliatevi, fratelli, quando si dice che Maria è stata martire dello Spirito. Si meravigli piuttosto colui che non ricorda di aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani che essi furono privi di effetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria e sia ben lontana anche da quello che i suoi uomini devono. Facciamo un momento di silenzio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cambiamo questo il mio comandamento. Questo è il mio.